Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo un video che può essere che diventi lungo perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Abbiamo da dire della partita di ieri, anche se non riguardava l'Inter, la riguardava molto indirettamente perché la vincente della Coppa Italia poi ci sfiderà nella Supercoppa. Però, insomma, ieri ero curioso di vedere questa finale e devo dire che comunque è stata una bella partita, soprattutto nel primo tempo. Alzi la mano tra gli interisti chi non ha simpatizzato per l'Atalanta. Penso tutti, perché? Perché comunque è chiaro che la Juventus non ci stanno simpatici quelli della Juve, diciamo. Però io ieri andiamo a fare un'analisi un pochettino più obiettiva. Primo tempo, la Juve, insomma, ha ricominciato da dove aveva finito con noi, insomma, che comunque quel rigore su Pessina ancora grida vendetta. Cuadrado ha fatto un fallo assurdo su Gosens, da cui poi è nato il gol di Kulusevski. Però io Cuadrado, sinceramente, e qui sto parlando seriamente, spero che smetta di giocare, perché è una persona che è un giocatore che non si può guardare, scorretto fino al midollo, che fa danni. E quindi spero che veramente finisca la sua carriera, o perlomeno se ne vada dall'Italia e non resti più ad insozzare proprio il calcio italiano. Chiusa la parentesi. Primo tempo giocato molto bene dalle due squadre, 200 all'ora. Io pensavo, io non possono arrivare fino alla fine così. E soprattutto l'Atalanta ha fatto la partita, ha meritato il pareggio, forse meritava anche di stare in vantaggio. E la solita Atalanta, forse anche più, e anche veramente grandissimi ritmi. Ma devo dire che anche la Juve comunque a modo suo ha giocato bene. Finalmente Kulusevski è stato rimesso a fare quello che faceva nel Parma, nell'Atalanta quando giocava prima. E abbiamo visto che il giocatorino è Kulusevski. Kulusevski è veramente un bel giocatore. A me piace, devo dire la verità. Bene tutte e due le squadre. Insomma, bene Betancur a centrocampo, ma comunque il pallino lo teneva l'Atalanta. Finito il primo tempo, 1-1, insomma, dico, beh, adesso mi gusto anche il secondo tempo perché veramente voglio vedere fino a quando corrono. E il secondo tempo lo devo ammettere, anche se non mi stanno simpatici, la Juve ha meritato di vincere questa Coppa Italia. È quella che ci ha creduto di più, ha fatto un gran secondo tempo, molto intelligente, ha ripreso da dove aveva lasciato, quindi ha mantenuto i ritmi alti, è stata intelligente nel sorprendere l'Atalanta negli errori. L'Atalanta è calata fisicamente, non arrivava più, e poi è andato in vantaggio, ha saputo anche difendere bene e ha meritato, perché comunque Chiesa aveva preso anche un palo. Insomma, devo dire, la Juve ha meritato sul campo questa finale e questa coppa. Quindi complimenti alla Juve, perché comunque io sono lo stesso che qualche giorno fa avevo fatto il video, sanno solo vincere così, ma poi sono una persona onesta e devo dire che ieri la Juve ha meritato sul campo, assolutamente. Non farei troppi discorsi dicendo è un trofeo minore, è un trofeo maggiore, loro hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions, questo è vero, ma non bisogna neanche minimizzare troppo, perché comunque ricordiamoci che noi per anni abbiamo sempre pensato di ri ricominciare proprio dalla Coppa Italia, come successe nel 2006, e perché comunque è un trofeo che va in bacheca, è un trofeo che fa numero, è un trofeo che invece andrebbe rivalorizzato. Vi ricordo che in Inghilterra comunque l'FA Cup, che è diciamo, l'equivalente della Coppa Italia, è tra i trofei più ambiti. Quindi diamo il giusto valore in un'annata in cui la Juve non ha dimostrato assolutamente nulla, ha dimostrato di essere una squadra non forte. Hanno ritrovato loro stessi nella finale di Coppa Italia e devo dire complimenti, bravi, bisogna dirlo, insomma, è un trofeo che lo mettono in bacheca e questo è molto buono. Molto più importante della Supercoppa italiana che avevano vinto all'inizio stagione, perché all'inizio stagione Pirlo si è ritrovato una squadra che comunque giocava un po' a memoria. Non c'era ancora la mano di Pirlo sulla squadra, e quindi a inizio stagione, condizione un po' così così, anche per chi ti affronta, e quindi questo sicuramente, anche per come è stata conquistata sul campo, ha tutto un altro valore. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Finito il discorso Coppa Italia, parliamo un pochettino di noi. Finalmente siamo arrivati alla fine e si è trovato il fondo che farà questo finanziamento
probabilmente a Great Horizon, non a Inter direttamente, che Great Horizon, ricordiamo, è dal lato, diciamo, la parte di Suning che controlla l'Inter per il 68%, o il 65%, adesso non ricordo, mentre l'altro 33% che controlla l'Inter è in mano alla Lion Rock. Siccome la Lion Rock deve essere liquidata, perché è un fondo speculativo che ha messo dei soldi all'inizio, ha preso delle azioni e poi ha detto, dice, bene, fra 2-3 anni queste, chiamiamole obbligazioni, me le devi liquidare, adesso è arrivato il momento di liquidarle, quindi Suning, visto che comunque l'Inter ha riacquisito valore sul mercato e quindi quel 30% di Lion Rock chiaramente adesso, se ribaltato oggi in un 30% della società, varrebbe molto di più, ha deciso di fare questa operazione, quindi senza intaccare il debito dell'Inter, sarà Great Horizon a garantire, a prendere questo finanziamento, poi una parte di questo finanziamento verrà girato all'Inter per creare liquidità, una parte verrà utilizzata per liquidare quel 30% al valore di 3 anni fa di Lion Rock, e quindi Suning si riappropria della quasi totalità delle azioni di Inter. Probabilmente, come tutti stanno dicendo, in un secondo tempo, ma a stretto giro, verranno offerte le stesse quote, non a livello di valore, ma a livello di percentuale, a Oaktree per onorare, diciamo, questo prestito di Great Horizon. Quindi Oaktree diventerà parte attiva al 33-35%, 31-29%, adesso la percentuale non è interessante, ma è una quantità abbastanza simile a quella che aveva la Lion Rock, ma al nuovo valore, quindi il nuovo valore di queste quote probabilmente corrisponderanno a quello che è il valore del finanziamento che Oaktree sta mettendo nelle classi di Great Horizon, e quindi Great Horizon sarà svincolata, non dovrà più nulla a Oaktree dal punto di vista di liquidità, e Oaktree invece sarà parte attiva, non va a caricare il debito, ma va a caricare la parte attiva del patrimoniale di Inter, e terrà questo 33%. Cosa ne farà? Non sappiamo, non è dato sapere. C'è chi dice che entro 3 anni proverà a fare l'OPA sull'Inter, c'è chi dice che invece dopo 3 anni verrà liquidata come è stato fatto per la Lion Rock, insomma. Io sono più per questa seconda ipotesi, però questo è ancora tutto una cosa di alto mare. L'unica cosa da dire è che comunque è un signor fondo, è un fondo solidissimo, non è un fondo che fa dei colpi speculativi finanziari avventurosi. Quando acquista degli asset sani, vincenti, sta anche nel loro motto, di evitare i perdenti per poter far sì che i vincenti si curino da soli. È sicuramente la filosofia di questo fondo è completamente diversa da quella che può essere quella di Elliott, di quella di altri fondi che ne esistono tantissimi. È una buona notizia, è una buona notizia perché comunque i conti dell'Inter respirano. Questa sofferenza che è in tutte le squadre di calcio top del mondo all'Inter è stata risolta, diciamo, perché ed è la prima a livello europeo che fa questa operazione, anche se anche tutte le altre stanno cercando queste soluzioni, ma guarda caso un fondo così solido viene ad investire nell'Inter, quindi evidentemente qualcosa di buono nell'Inter ci vede, e quindi questa risposta di tutti quelli che smantelliamo, siamo la frutta, la canna del gas, ecco, l'Inter continuerà a crescere. Poi da qui a dire che faremo un mercato di colpi da 50, 60, 70 milioni fa un po' ridere, perché comunque la situazione mondiale è quella che è. Ci sarà un mercato oculato, ma noi faremo mercato. Qualcuno dice che invece dovremmo vendere 3-4 big, ma ne sapremo più parlare. Io mi piacerebbe riprendere tutti questi video che stanno facendo vari youtuber, poi dopo risbatterli un po' in faccia fra qualche tempo, ma aspettiamo, io sono come i cinesi, aspetto il cadavere sul fiume. E quindi andiamo avanti. Io vi dico solo una cosa, sono spariti completamente i debiti del Milan, le perdite del Milan. Non se ne parla minimamente di quello che è la situazione della Juventus, la Roma. C'è solo una squadra che sta veramente, squadra top, che sta veramente bene in Italia ed ha tantissima liquidità e praticamente l'indebitamento è a zero, ed è il Napoli. Ma il Napoli in questi anni con De Laurentiis ha fatto una politica di contenimento dei costi, ma di investimento. De Laurentiis vede il Napoli come un business, se lo sta trattando come un business, perché De Laurentiis è l'unico presidente che ci vuole guadagnare col Napoli, e quindi sta facendo esattamente questo.
ma non mi sembra che il Napoli è stato sempre competitivo, ma non mi sembra che il Napoli ultimamente abbia vinto qualche titolo, e questo la dice lunga. Io non sto dicendo che il Napoli sta facendo male, il Napoli è virtuoso e fa bene, forse in questo periodo un po' tutti dovrebbero ispirarsi a come gestisce il Napoli la questione del calcio, però purtroppo in questo calcio, purtroppo, lo dico molto forte purtroppo, in questo calcio con quel tipo di gestione non si vince. Io spero che si ritorni a una gestione di tutti, penso di tutti, molto più sana e economicamente sostenibile, perché se no questo calcio, fondi o non fondi, fallisce. E poi un'ultima cosa, ma secondo me la più importante, sono stato ricontattato dal mio amico Steven Aldiri, che mi ha chiesto, dice, perché non rifacciamo Internos, che mi era piaciuto tanto quell'esperienza? E io, assolutamente, anche se collaboro in maniera molto stretta con noi per interisti, Sergio il Prof, con Sergio il Bauscio e tutto, siccome lui è un amico e quindi non posso dire di no agli amici, con gli amici si può fare tutto, gli ho detto subito perché no, facciamo Internos. E quindi penso la prossima settimana, una volta che sarà conclusa la stagione e anche avremo chiaro il destino di Conte, il destino, questa cosa del fondo che comunque si sta risolvendo in questi giorni, avremo anche chiaro insomma un po' meglio il futuro dell'Inter, cominceremo una rubrica, penso settimanale, con lui, e riproporremo, diciamo, Internos. Internos era nato come pre-partita, post-partita, parlare un pochettino a livello tattico di come era una situazione. Avevamo fatto anche delle puntate sul mercato. Noi questa volta partiremo un pochettino più sulla questione Inter, e poi parleremo anche un po' di mercato, chiaramente. Nessuno di noi due ha delle fonti, noi leggeremo un pochettino quello che si sente in giro, cercheremo di capire qualche nome, i nomi, e poi faremo dei ragionamenti su queste cose, su come potrà essere l'Inter del futuro. E poi cercheremo anche di coinvolgere le persone, perché comunque penso a cadenza bisettimanale o mensile, dipende da quanti di voi parteciperanno, faremo anche delle live in cui proporremo le vostre domande, che ci manderete su una mail o messaggi vocali, vediamolo, dobbiamo ancora organizzare, vi qualificherete, ci porrete delle domande, noi saremo ben lieti di dedicare una parte della live a queste domande, cercando di rispondervi e coinvolgendo gli amici in chat. Quindi ci sarà un ritorno anche di Steven, questo è molto bello, non vi so dire se lo faremo sul mio canale, sul suo canale, o questo non è importante. Vogliamo ritornare a fare una bella rubrica tra amici, perché tra amici si fanno delle belle cose. Quindi vi aspetto, appena avremo delle date, degli orari e dei modi, ve lo comunicherò. Nel frattempo oggi non perdete l'appuntamento con Caffè Nerazzurro nel canale di Noi Veri Interisti con Sergio il Prof, perché discuteremo di questi argomenti di cui ho accennato oggi, sempre in maniera molto gradevole con lui. Quindi aspettiamo la fine del campionato, domenica si festeggia, la Lega ci ha permesso di giocare alle 15, mentre tutto il resto delle partite verranno giocate alle 20:45, questo è molto bene, perché noi festeggeremo e con il bicchiere in mano, come dice il mio amico, con i popcorn in mano, vedremo gli altri che si scannano per il quarto posto, quindi che dire, meglio di così. Spero vivamente, visto che ieri c'è stato anche il pubblico nella partita di finale di Coppa Italia, che questo possa essere permesso anche per la partita dell'Inter con l'Udinese. Sarebbe un gesto bello, voglio dire, se in uno stadio di capienza 20.000 persone, sono state 25.000, adesso non ricordo, sono state messe 5.000 persone, non vedo perché non debbano essere messe 15.000 persone a San Siro, che ha una capacità di 80.000 posti. Quindi spero che non sia quello che si sente, 1.000 posti, insomma delle cose veramente, dei contentini veramente stupidi, che 1.000 persone a San Siro è come non averne, ma che si possa avere almeno un 10-15.000 persone allo stadio, perché l'abbiamo sentito ieri sera quanto è bello, non eravamo più abituati alle urla del pubblico, anche i giocatori all'inizio erano un po' spaesati, e questo, il calcio deve ritornare a essere questo, il calcio con il pubblico. Ci saranno gli europei, e con gli europei già stanno parlando del 20% della capienza. Cosa cambia 5 giorni, 4 giorni? Mettiamoli,
Cioè, fateci godere la festa fino in fondo e mandate allo stadio, a San Siro, al Meazza, più di 10.000 persone. Questo sarebbe veramente un bel gesto da parte della Lega e riappacificherebbe anche un po' con tutto il mondo del calcio, che troppe cose sono successe in questi 2 anni che hanno creato tensioni. Bisogna riavvicinare le persone allo stadio, quindi io prego la Lega che faccia questo piccolo sforzo. Non fa male a nessuno, non succede nulla. E quindi niente, vi saluto, vi do appuntamento oggi alle 15 con Caffè Nerazzurro. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, dai, voglio arrivare a 1.000, a sto punto mi avete fatto arrivare di slancio sopra gli 800, a sto punto arriviamo a 1.000. Come vi ho detto, vi faccio un bel regalo se arriviamo a 1.000, e quindi ciao ciao e forza Inter sempre. Ciao ciao.